battaglia dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Ariste dei Gabelli. In che cosa consiste questa metodologia CLIL e che cos'è soprattutto questa vostra primo festival, diciamo, prima edizione di questa kermesse? Allora, la metodologia CLIL nasce negli anni 90 proprio ad opera di David Marsh, che è uno dei relatori che abbiamo il piacere di ricevere sia stasera che domani in questa kermesse. La metodologia CLIL, come l'acronimo stesso CLIL, Content and Language Integrated Learning, ci indica, è l'apprendimento integrato di contenuti e lingue. Questo perché ovviamente nel corso degli anni ci si è resi conto che studiare una lingua solo per imparare la grammatica o la sintassi era riduttivo. È importante per favorire la comunicazione e lo scambio, l'intercultura tra i ragazzi, metterli in condizione di accrescere il proprio lessico sin dalla scuola dell'infanzia, studiando le varie discipline, oltre che in lingua madre, anche almeno in una lingua straniera. Questa è una delle cose che nel nostro istituto si fa a partire dalla scuola dell'infanzia da diversi anni. Forti di questa sperimentazione che noi abbiamo portato avanti, perché ricordiamoci che ad oggi in Italia non c'è una normativa che regoli l'utilizzo di questa metodica in modo obbligatorio o vincolante nei vari ordini di scuola. Per cui noi, come scelta del nostro istituto, e così come tanti altri in Italia, abbiamo iniziato da vari anni questa sperimentazione. Volevamo capire cosa accade nelle altre regioni d'Italia, per cui insieme ad altri coorganizzatori illustri, tra cui per primo l'Ufficio Scolastico Regionale, Fiera Didacta Italia, il Ministero attraverso una ispettrice che si occupa da anni di lingue come la professoressa Langé, Indire e Erasmus Plus, che ovviamente è l'ente per eccellenza, e ovviamente il Comune di Mister Bianco, abbiamo pensato di indire questo, insomma, una nuova occasione, un bando rivolto a tutte le scuole d'Italia per fare in modo che le best practices che ci sono in questo settore CLIL in tutta Italia venissero così sottoposte al vaglio di questo comitato tecnico formato dagli enti di cui vi ho detto prima. Sono arrivate tantissime buone pratiche, ne abbiamo selezionate 12 e abbiamo il piacere stasera di avere qui i dirigenti e i docenti che hanno portato avanti queste buone pratiche. Ovviamente a cosa miriamo? Puntiamo a fare in modo che le buone pratiche vengano socializzate tra tutto il personale della scuola, e però, come tutti i progetti di ricercazione che si rispettino, oltre al momento di azione che consiste appunto in questa socializzazione di workshop delle buone pratiche, abbiamo voluto ritagliare un momento forte di approfondimento teorico, per cui domani mattina al Nelson Mandela abbiamo organizzato un convegno al quale parteciperanno illustri relatori, tra cui, come dicevo prima, David Marsh, la professoressa Cinganotto, la professoressa Lopriore, la professoressa McCunan. Quindi capite bene, un momento importante di approfondimento, di studio, di confronto teorico, e poi nel pomeriggio avremo tutte e 12 le scuole selezionate che all'interno dei locali dell'Istituto Comprensivo Gabelli terranno questi workshop aperti a tutto il personale scolastico della regione per approfondire insieme e confrontarsi su queste buone pratiche. Alla fine ci sarà una sessione plenaria per tirare un po' le fila di questa prima edizione, e ci auguriamo che nei prossimi anni questa iniziativa possa trovare ancora maggiore approfondimento.